Mister, allora, quando prendi due gol nei primi 7 minuti diventa davvero dura, l'avevate anche riaperta, poi al 45esimo un'altra mazzata, insomma, tempo non siete riusciti a trovare il 3-2 che poteva di nuovo riaprirla. Sì, diciamo che abbiamo commesso due errori grossolani proprio in avvio di partita che hanno indirizzato subito la gara, e quando concedi due gol di vantaggio a una squadra così forte poi dopo diventa dura. Avete faticato anche tanto a prendere Cortesi, che già la settimana scorsa col Follera ha fatto un primo tempo simile, prende palla, si appoggia sull'avversario, poi quando è in queste giornate è davvero dura. Sì, certo, Cortesi come gli altri davanti sapevamo della loro forza, però un po' tutto il Carpi penso che abbia fatto meglio di noi. Abbiamo approcciato veramente male, il Carpi ha sfruttato subito le occasioni, poteva anche fare più gol, diciamo la verità, poi c'è stata una piccola reazione, qualcosa abbiamo chiarato, ma veramente troppo poco per far male a questa squadra. Aveva provato anche a fare due cambi subito alla mezz'ora, sono stati tattici o per qualche problema? Gulinatti è uscito per un infortunio, e l'altro cambio abbiamo provato di cambiare qualcosa, però diciamo l'inerzia della partita sostanzialmente non è mai cambiata. State vivendo un momento difficile, adesso c'è a Ravenna l'occasione per ripartire, no? Siete stati nelle prime due o tre posizioni praticamente per tutto l'anno. Siete un po' usciti adesso con queste quattro sconfitte. Beh, quando perdi quattro partite di fila non ti puoi neanche più definire una squadra che è stata là davanti, vuol dire che era un caso, questa è la verità. In questo momento non meritiamo assolutamente quello che è stato il nostro percorso precedente, è un po' che diciamo che è ora di ripartire, però adesso insomma le chance per ripartire si susseguono e non le cogliamo, quindi c'è da rimboccarsi le maniche, fare veramente un bagno di umiltà e parlare di un altro tipo di campionato, perché questo è. Grazie mister. Grazie a voi. Prendo la clip. Scusa.